Siamo entrati in delegazione anche oggi al Ministero della Pubblica Istruzione perché siamo ancora, dopo 3 anni, in mobilitazione per la questione dei docenti idonei, dei precari ATA, degli insegnanti tecnico-pratici. Ma oggi si sono uniti a noi per la seconda volta in quest'estate anche i colleghi e le colleghe di Quota 96. Siamo stati ricevuti dal capo di gabinetto, il dottor Fiorentino, che era venuto con il ministro già in piazza il 23 agosto, e il dottor Fiorentino ci ha detto che in realtà loro stanno lavorando molto seriamente per la risoluzione della questione degli inidonei, per reperire i fondi che non ci sono e che mancano, perché in realtà dopo la questione dell'IMU nei fondi del Ministero della Pubblica Istruzione non ci sono più soldi, ma che loro sperano di potercela fare. Siamo entrati poi nel merito di alcune questioni tecniche, sia per gli ITP che per Quota 96, che per gli inidonei stessi, con il dottor Chiappetta, che è il direttore generale del personale, il quale ha ribadito che probabilmente la questione potrebbe essere risolta per gli inidonei e quindi anche per tutti quanti gli altri, a patto che si trovino questi fondi, anche se il problema che rimane è relativo ai colleghi e alle colleghe di Quota 96, per i quali ci sono ancora dei dubbi. È venuto però ad un certo punto anche il ministro Maria Chiara Carrozza, che per la seconda volta ci ha voluti incontrare ed ha sostenuto di fronte a tutti noi presenti in delegazione che in realtà lei sta facendo di tutto per poter risolvere la questione degli inidonei, che non ci può dire, per questione di riservatezza, che cosa accadrà nel Consiglio dei Ministri del 9 settembre prossimo, ma che quella norma, che è una norma non giusta, è una norma che tutti vogliono superare. E quindi questo ci fa ben sperare che la cosa vada in porto. Abbiamo anche ascoltato per la questione di Quota 96 il dottor Chiappetta, il quale ci ha detto che lui concorda con le posizioni dei colleghi e delle colleghe rispetto alla questione del diritto, ma che sia la funzione pubblica che l'INPS gli hanno dato torto e che quindi loro non hanno potuto mettere in campo quello che avrebbero voluto, e cioè dare ragione e mandare in pensione i nostri docenti. Noi naturalmente, nonostante le rassicurazioni anche del Ministro, non riteniamo di dover rimanere fermi e ora in questo momento stiamo per iniziare una riunione con tutte le componenti che oggi sono state in piazza per decidere come proseguire almeno fino al 9 settembre prossimo.